Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo tutorial. Per creare questo look ho utilizzato essenzialmente due tecniche, quella della Halo Smokey Eye e una specie di cat crease nell'angolo interno dell'occhio, a cui poi ho aggiunto i glitter. Iniziamo come al solito dalla base occhi, applicando le shadow base della Essence su tutta la palpebra. La stendo con i polpastrelli e poi vado a fissarla con la cipria trasparente della Debbie. Come colore di transizione applico nella piega della palpebra Soft Brown di MAC con il pennello di MAC 217. Con l'ombretto Brown Script vado ad intensificare ancora di più la sfumatura. Poi con un pennello più piccolo, quindi più preciso, qui uso le 45 di Sigma, vado a creare l'Halo Smokey Eye utilizzando Embark, sempre di MAC. Prima lo applico nell'angolo esterno e poi in quello interno, cercando di mantenere il colore concentrato il più esterno possibile rispetto alla palpebra mobile. Poi sempre con il 217 di MAC vado ad unire la sfumatura scura nella piega. Adesso con il matitone bianco della NYX vado a creare una specie di cat crease nell'angolo interno dell'occhio, tagliando di netto la sfumatura scura che ho creato prima e vado a fissarlo con l'ombretto nylon di MAC. Poi aggiungo Fahrenheit di Nabla, che è un colore rosso intenso matte, e lo applico nell'angolo esterno dell'occhio, sfumandolo sia verso nylon che nella piega della palpebra. Poi applico l'eyeliner in gel di Kiko e faccio una passata di mascara I Love Extreme della Essence, anche perché dopo andrò ad applicare le ciglia finte, quindi non mi serve metterne molto. Con il camouflage cream della Catrice e un pennellino piccolo vado a correggere l'eyeliner per renderlo veramente dritto e perfetto e poi sfumo il prodotto restante con le dita. Come fondotinta applico il Revlon Color Stay per pelli normali e secche nella colorazione 150 Buff e utilizzo il pennello Powder Polish della Zoeva. Come correttori per il contorno occhi utilizzo l'HD Concealer della NYX nella colorazione gialla e un correttore della NYC e li stendo con lo Small Stipple Brush della ELF. Fisso tutto quanto con la cipria della Debbie e passo le sopracciglia. Prima le pettino con il pettinino della Essence e poi le riempio con l'ombretto Crave della Naked Basics. E per creare una forma precisa utilizzo il pennello d'eyeliner della Essence. Poi con il correttore della Catrice vado a pulirne la forma e fisso il tutto con il Make Me Brow della Essence. Ritorno agli occhi applicando sulla palpebra inferiore Fahrenheit di Nabla, che vado a sfumare sempre con il pennello 217. Nell'angolo interno dell'occhio invece vado ad applicare i miei glitter utilizzando una base appiccicosa sotto. In questo caso sto utilizzando dei glitter da decorazioni, quindi non sono propriamente dei glitter da utilizzare vicino agli occhi, però facendoci un po' attenzione sono riuscita a metterli tranquillamente senza accecarmi. Con la matita Long Lasting della Essence nella colorazione nera vado a scurire solo la parte esterna della mia rima inferiore. Applico il mascara anche sulle ciglia inferiori, ritorno al viso e con il pennello Luxe Cheek Finish della Zoeva e la Bahama Mama della The Balm faccio il contouring ridonando i volumi al viso. Come illuminanti utilizzo il Mineralize Skin Finish nella colorazione Light Scapade della MAC e l'illuminante della The Balm Mary Luminizer applicati con lo Small Taper Brush della ELF. Sulle labbra utilizzo uno dei nuovi rossetti liquidi Sweet Cream Matte della Giordana nella colorazione Red Velvet. In realtà è un rossetto completamente matte senza perlescenze, ma per qualche strana ragione messo così con questo abbinamento risulta quasi metallizzato. Come blush utilizzo Kissable della Essence e lo applico con il blush brush della Real Techniques. Per ultime applico le ciglia finte con la colla Duo e queste sono le Ardell Double Up numero 203. Questo è il make-up completato. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento o un like qua sotto. Come sempre nella descrizione trovate tutti gli altri link ai miei social, che mi invito a visitare per vedere tutti gli altri lavori che faccio come make-up artist freelancer.
Io vi ringrazio per aver guardato tutto il video e noi ci rivediamo nel prossimo.